Bentornati alle pergamene del vecchio stregone, dalla penna. E dal caravaglio. Oggi torniamo a occuparci di fumetti, stavolta un noto fumetto italiano che è Martin Mister, il cui autore Alfredo Castelli. Alfredo Castelli è un'autorità, è un maestro e è anche uno storico del fumetto italiano. Dopo 40 anni e oltre di carriera, ormai è un culto all'interno del circuito. È una delle basi della Bonelli Editore, è un romanziere e il suo grande personaggio, quello che l'ha fatto diventare famoso a livello anche internazionale, perché Martin Mister è tradotto in, mi pare, 10 lingue, qualcosa del genere, è Martin Jacques Mister, che nasce a New York. Nello stesso giorno e stesso anno del suo autore, no, stesso giorno e stesso mese, Alfredo Castelli lo fece più vecchio di lui di 5 anni per dargli forse un'aria un po' più saggia. Martin Mister, fin da giovane, è molto intelligente, ha i suoi studi accademici iniziali nei college americani lo portano a essere fermi della classe. E dopo la morte dei genitori per un incidente aereo, incomincia a girare il mondo per dare sete alla sua grande fama. Il personaggio ha una genesi molto lunga. Più di 10 anni servono per passare da Doc Marvel ad Alan Quaterman e alla fine a Martin Mister. Prima vogliamo dire qualcosa di più su Castelli? Castelli ha prodotto fumetti per almeno 20 anni, credo, di Martin Mister. Ha pubblicato con sia il Corriere di Piccoli che con Lancio, ha portato avanti progetti con i grandi disegnatori dell'epoca, è riuscito a districarsi anche riuscendo a fare molte uscite tipo di tira e molla, che negli anni 70 era un prodotto che era quasi all'avanguardia per certe scene. Vero. Quando incominciò a pensare a questo suo progetto iniziale, era molto più team friendly. Crebbe con quella spinta che negli anni 70, alla fine degli anni 70, Hollywood diede a quel cinema un po' d'avventura. La prima faccia di Alan Quaterman nei primi fumetti del 78, mi pare, era quella James di Coburn. James Coburn, e accanto a lui già girava questo energumeno con la faccia da neandertaliano e con poche parole a seguire, che sarebbe diventato uno dei personaggi fondamentali di Martin Mister. La sua genesi fu lunga e finché non arrivò in Bonelli non aveva tutte le sfaccettature che conosciamo ora. Era un personaggio molto differente e soprattutto in un'epoca storica differente, era molto più vicina alla Seconda Guerra Mondiale e le sue prime avventure erano quasi tutte in Sud America. Dopodiché, poi Castelli comincia a lavorare nella casa editrice Bonelli. Quando presentano il personaggio a Bonelli, il personaggio piacque quasi da subito, ma avevano bisogno di qualcosa di più di una faccia copiata da Hollywood e Giancarlo Alessandrini cominciò a dare tridimensionalità a questo personaggio. Era ovviamente doveva essere americano, bello, alto, biondo, riccioluto e con una mascella da Hollywood. E questo era. Martin Mister è la personificazione dell'eroe americano, alto, biondo. Solo che non, è l'americano che non riesce a stare negli Stati Uniti perché si rende conto che fuori c'è talmente tanto. E l'avventura lo chiama direttamente. Castelli riuscirà a dare un background culturale a questo personaggio enorme. Considerate che lui ha 4 lauree conseguite in 4 università, forse tra le più prestigiose del mondo: antropologia ad Harvard, archeologia alla Sorbona, storia dell'arte a Firenze e cibernetica al MIT. Stiamo parlando di cibernetica dell'82. Lo studio che Castelli fece del personaggio era enorme. Considerate che buona parte delle prime pagine del primo numero
Martin Mysterio deve spendere per parlare del suo nuovo computer. E nell'82 di computer non è che ne parlassimo proprio al bar tranquillamente. Sì. E parlare, vi ricordo che parlare è forse la parte più importante dell'essere Martin Mysterio. Lui parlerà per sempre. È logorroico, è tenace nelle sue discussioni. Purtroppo ha sempre ragione. Purtroppo lo dico anche per quella che diventerà la moglie e per tutti quelli che in qualche modo cercano di dargli testa. Raramente Martin Mister sbaglia, grazie sia al suo intuito ma soprattutto alla sua enorme conoscenza. Dopo le quattro lauree, e Martin Mister ha bisogno di fermarsi per capire cosa vuole essere, e Castelli lo trascina in un altro mondo bellissimo. Crea questo enorme tempio in Tibet, crea il suo maestro Kuthumi, che farà in modo che lui e l'altro discepolo Sergei Orlov, di cui parleremo dopo, abbiano la possibilità di aprire il loro terzo occhio, e qui incominciare a rivelargli qualcosa che è l'inizio di quello che Martin Mister porterà avanti per tutta la sua vita. Il terzo occhio gli permetterà di venire a conoscenza che la storia di questo mondo è stata in qualche modo non alterata ma dimenticata. L'arma che questi due uomini hanno tra le mani ha addirittura forse 15.000 anni, perché viene da Mu, la mitica Mu. Mu è la versione pacifica di Atlantide. È un continente che è enorme alla fine, perché è più grande della Cina, considerate. È un'isola enorme che si estende dalla Micronesia fino alle Hawaii e scende fin quasi a toccare l'isola di Pasqua. Da un continente totalmente perduto, distrutto ovviamente nel corso della guerra con Atlantide, da il mitico satellite killer che sta ancora girando inerte intorno alla Terra, Mu è scomparsa, e queste due armi sono forse quello che è l'unica cosa che ne rimane. Bene, dopo il Tibet? Dopo il Tibet, che fa Martin Mister? Martin Mister torna a New York, dove prende casa al numero 3A di Washington News. Questa cosa di Bonelli di dare sempre un indirizzo più o meno reale ai loro personaggi è meravigliosa, ma con Martin Mister fanno di più. Creano intorno a Martin Mister una trasmissione televisiva, libri, partecipazioni a eventi televisivi e sportivi, creano un personaggio vero, tridimensionale e presente nella nostra pseudostoria. Gli si attribuiscono almeno 4 bestseller, tutti che parlano di UFO, ESP, luoghi particolari del pianeta e credenze particolari del pianeta. Lui si presta a questo normalmente, nel senso che oltre alla sua trasmissione televisiva che va avanti per anni, tutti i suoi comprimari gli danno modo di portare avanti le sue ricerche, che siano i poliziotti che gli vanno a chiedere una mano, che siano le agenzie governative che lo cercano, o che sia semplicemente il compagno di scuola che non vede da 30 anni. Martin Mister si caccia in dei guai cosmici di fronte a nemici terribili pronti a conquistare il mondo in 5 minuti o a distruggerlo in base a quello che gli serve. Beh, come si addiceva ai cattivi di quegli anni, sono i figli di Bond, sono i grandi cattivi, e qui c'è tanto Bond, ma in Martin Mister Bond è presentissimo, perché lui, oltre a essere un uomo di lettere, un uomo di cultura, e questo ve lo dimostrano quelle 30 o 40 pagine ogni 100 in cui lui parlerà e basta. Lo vedete in pose bellissime mentre prima fuma, poi prende un caffè, poi manda una ciambella, ma lui è a lezione, voi siete presenti a lezione. Vi mettete seduti e cominciate a sentire il professore che spiega. E se questo non vi va, non lo leggete Martin Mister, perché lui lo farà di continuo. In ogni puntata ci saranno i suoi intermezzi in cui comincerà a parlare, vignette e vignette piene di parole e basta. Parole e basta, però intramezzate con visioni oniriche e reali di
un mondo che per noi è invisibile. Lui ha più di una volta accesso alle caverne sotterranee che collegano le varie parti del mondo. Lui attraversa i cancelli che lo portano dal piccolo popolo. Lui viaggia nel tempo avanti e indietro senza problemi. Sopra i mari e sotto, sottoterra, in aria, in cielo. Le avventure di Martin Mister, a confronto di quelle di un Bond normali, non hanno limiti. E quelli che lui ha fisicamente, i suoi comprimari, diciamo, gli danno una mano. E allora nominiamoli e parliamo un po' di questi comprimari. Beh, la spalla classica dell'eroe è la sua guardia del corpo, visto che noi di base parliamo di un professore universitario che sì, scala montagne, fa il sub e quant'altro, i problemi in cui si imbatte più di una volta hanno creato una necessità a Alfredo Castelli di dargli una spalla seria. Questa spalla seria è Java. Java è un uomo di Neanderthal. Una tribù che è riuscita a sopravvivere tra gli acidi dell'Himalaya, rimasta completamente distaccata dal resto del mondo. Java riuscirà a ritornare libero grazie a Martin Mister, che nell'albo La città delle bombe diafane lo libererà e da lì la loro amicizia resterà in eterna e intaccata. Ok, dopo Java. Ah, come si presenta? Perché curioso, un Neanderthal in mezzo a dei Sapiens. Ovviamente Java deve avere delle peculiarità. I Neanderthal base avevano un piccolo problema da questo punto di vista. Erano 1,50, 1,60 forse. Java è ovviamente 2 metri. Questa mascella prominente e questo tronco e questa massa di muscoli che comunque vada gli sono serviti con cui si sono evoluti questi Neanderthal nell'Himalaya. Java non ha però la parola perché l'evoluzione non è arrivata fino alle corde vocali, si esprime a grugniti, ma questo non ne fa un elemento di minore intelligenza, anzi, la sua intelligenza è fortemente attiva. E riesce a usare macchinari moderni in maniera stupefacente, sia computer che telefonia mobile non gli danno nessun problema. Legge di continuo, una battuta che fanno, e penso che abbiano letto, lui abbia letto tutti i libri che ci sono dentro casa, Martin Mister no, perché la sua voracità nel comprarli, non gli permette di leggerli. Martin Mister, se potesse, comprerebbe 10-15 libri al giorno. È una costante universale rimanere indietro con il lavoro per aver letto qualche libro in più. Dopo Java. Dopo Java abbiamo la classica eterna fidanzata da fumetti, che è Diana Lombard, un assistente sociale che Martin Mister conosce in gioventù e che per molti anni farà il suo lavoro di eterna fidanzata. Fino a quando riuscirà a prendere il pesce al grosso e farsi sposare addirittura nell'89, mi pare, no, nel 95 addirittura. Nel 95, alla veneranda età di più di 50 anni, Martin Mister si sposa e a quel punto al numero 3 di Washington News a New York avremo un nuovo inquilino. E ci sono anche delle spalle comiche. Sì, qua e là servono personaggi per dare colore. Castelli nel suo andare a cercare ovunque fonti più o meno attendibili è andato a ripescare due alchimisti inglesi, John Dee e Edward Kelly. Si è inventato questi due discendenti goffi, inattendibili e con eventi problemi a risolvere da solo i loro guai. Spesso cercheranno di mettere in mezzo Martin Mister proprio per questo, perché non sono minimamente in grado di essere all'altezza dei loro predecessori. Provano a usare Martin Mister
per garantirsi quella conoscenza che loro non hanno, quell'intelligenza a cui non possono arrivare. Ovviamente falliranno sempre, e non sempre per colpa loro. Spesso il destino gli si metterà contro, anche in maniera ingiustificata, ma è così che deve andare, devono essere solo dei perdenti e lo resteranno. L'altra donna della serie che ricorre più volte è... L'altra donna della serie che ricorre più volte è quello che nessuno si aspettava per un fumetto del genere. Ci troviamo di fronte a un personaggio acculturato che si muove ad un certo livello, per una persona seria, matura, grande, perciò ha tutta una premessa che non porta ad avere una spogliarellista come personaggio anche abbastanza fisso della vita di Martin Mister. Angie è ovviamente bellissima, ha una felicità nello spogliarsi che da pagina a pagina ti mette letteralmente KO, ma è quello che è più la caratteristica è, uno, la sua svampitezza, due, la sua goffaggine, e tre, il fatto di trovarsi costantemente nel posto sbagliato, con tutte le buone intenzioni, ma pronta a ogni genere di equivoco, proprio per questa sua poca lungimiranza. Angie sarà la chiave per risolvere e creare problemi nell'universo di Martin Mystery per anni. E non poteva mancare anche un poliziotto. Beh, il detective Travis della polizia di New York Police Department è il classico espediente per portare casi a Martin Mystery. Il detective Travis è quello che è un bel poliziotto, è intelligente, sa fare il suo lavoro. Non è la classica schiappa dell'FBI che arriva per mettere colore, però ci sono problemi in cui lui si rende conto che forse una mano più particolare gli è necessaria, e quando chiama Martin Mystery è veramente alla fine, è veramente la sua unica possibilità. Non è un Lestrade che lo cerca per ogni, che cerca Sherlock Holmes per ogni piccola cavolata. Quando Travis cerca Martin Mystery è perché non può veramente fare più niente. Un altro personaggio che porterà all'interno dell'avventura Martin Mystery è un altro personaggio governativo, si chiama Chris Tower e è il comandante della base di Altrove. Prima di parlare di Altrove, però, diciamo qualcosa in più sulle avventure che Martin Mystery deve affrontare. Allora, lui nasce all'inizio, la sua leggenda, diciamo, pseudo-reale, nasce con il suo programma televisivo. Lui incomincia ad analizzare nella realtà visioni aliene, ESP e poteri particolari che chi più chi meno vanta di possedere. Questo inizio un po' glamour gli darà il nome di indagatore di detective dell'impossibile. Da qui in poi i fatti a cui Martin Mystery avrà accesso gli garantiranno una visione della storia della Terra molto differente. Martin Mystery incontra ogni sorta di grande enigma lasciato dai grandi geni del passato. Martin Mystery visiona libri particolari e scritti di Leonardo da Vinci. Partecipa a un concerto scritto per solo violino da Vivaldi che si diceva avrebbe fatto impazzire chiunque l'avesse sentito. Incontra Babbo Natale, è sulle tracce di Sherlock Holmes, incontra alieni, spiriti erranti su questo pian dimensionale e su questo pianeta. Incontra cattivi di ogni tipo, da quelli che vogliono conquistare o distruggere il mondo. Martin Mystery incontra in una puntata di Zona X, che è uno dei suoi spin-off, si rende conto che la nettezza urbana di New York non porta via la monnezza, ma la mette nei cassoni. E a quel punto si rende conto che lui è un automa in una New York ricostruita nel 3050 e che i turisti sono tutti quanti, e che tutti i turisti che vede sono, sì, turisti ma dell'anno 3000, e che la monnezza sono i souvenir che si rubano per riportarla indietro nel tempo. Martin Mystery viaggia ovunque, nello spazio avanti e indietro,
gira tutto questo pianeta almeno due volte, gira tutta l'Italia di continuo. Ogni mistero, anche piccolo, dai locumoni etruschi, ai trulli pugliesi, alle costruzioni circolari di sarde, ai nuraghi sardi. Lui è ovunque, è nella Bologna dei portici, è a Venezia di continuo, batte l'Italia in lungo e largo, batte il mondo sopra e sotto, visitando posti che per noi saranno inaccessibili per sempre. Lui è riuscito a essere uno dei primi a entrare nelle tombe degli imperatori cinesi per vedere l'esercito di terracotta. E durante le sue avventure scopre che la storia che viene studiata a scuola e che è sui libri in realtà non corrisponde proprio a quello che è avvenuto nel passato. Beh, la sua stessa conoscenza di questa antica civiltà è il pernio su cui vige tutta la storia. Lui sa che Mue Atlantide sono esistite, ha un vago riferimento temporale e per questo riesce nel corso degli anni a capire quando dei resti di queste civiltà vengono alla luce. Ne capisce l'importanza e ne capisce il pericolo. La sua idea però rimarrebbe comunque quella di pubblicare e rendere noto, e qui si scontrerà con quelli che sono i suoi nemici già dal primo numero, gli uomini in nero. Gli uomini in nero di Martin Mister non sono quelli dei fumetti da cui siamo abituati, non ce l'hanno con, cioè ce l'hanno anche con gli alieni, ma per vie traverse. E questi uomini in nero vogliono mantenere la conoscenza storica degli esseri umani così com'è. Per loro ogni alterazione a questo della storia è sbagliata, e per questo si scontreranno con lui in tutto il mondo. Ogni ritrovamento che non è d'accordo con la storia normale viene seguito dagli uomini in nero, che spesso seguono Martin Mister, aspettano che lui risolva tutto quanto e mettono tutto a tacere. E un po' alla X-File questa cosa. Sì, ma qui c'è la controparte, perché gli uomini in nero che vediamo in Martin Mister non sono i governativi americani, non è l'aviazione degli Stati Uniti come abbiamo sempre pensato, ma è un consorzio extranazionalistico, è una sorta di massoneria che cerca di guidare il mondo. Gli X-Files nelle realtà di Martin Mister esistono e sono ben più potenti di quelli di Mulder e Scully, perché riguardano tutta la base che per noi è l'area 51 e che in Martin Mister si chiama Altrove. Altrove è un luogo enorme, maestoso e completamente sotterraneo. Ci sono accessi addirittura da New York per arrivare fino ad Altrove, e mi pare che il trenino da New York ci mette 7-8 minuti ad arrivare in Nevada. E di che si occupano invece questi governativi che lavorano ad Altrove? Altrove si occupa non di nascondere, ma di gestire. Altrove gestisce il flusso degli alieni sul pianeta, perché ne conoscono parecchi e parecchi sono censiti dal governo, ovviamente tutti nascosti. Altrove gestisce una sorta di commercio interculturale con diversi piani astrali. Molte delle creature che sono presenti altrove sono per noi di pura fantascienza o di pura fantasia. Altrove è un ecosistema chiuso in cui vengono racchiusi tutti quante quelle cose misteriose trovate sul pianeta e studiate. Martin Mister poi ha a che fare più volte con due cattivi che non rientrano in queste organizzazioni, ma sono interessati comunque a mistero. Ah, come diceva in una battuta Sheldon di Big Bang Theory, è strano come i cattivi abbiano questa cultura elevata, sono tutti dottori. Ovviamente anche il Martin Mister è così, perché sia Sergei Orlov, che è il classico scienziato pazzo alla Bond, che un altro antagonista sempre presente in Martin Mister, che è Mr. Jinx, hanno delle conoscenze molto superiori
agli esseri umani base. Sergej Orlov, innanzitutto, è stato benedetto del terzo occhio come Martin Mister, e come Martin Mister ha una delle armi provenienti da Mu. La differenza fra le due è che il Mucianda di Martin Mister stordisce. La stessa arma di Sergej Orlov uccide. Come si presenta, Sergei? È bellissimo. A parte questa sua cultura middle-europea che gli dà quest'aria già da cattivo bondiano, in più un incidente sull'Himalaya, una frana, lo ha sepolto e gli ha troncato un braccio e devastato una parte della faccia. Perciò ritroviamo questo personaggio con una calotta di acciaio in testa che gli copre mezzo teschio, un occhio e un orecchio, e il classico uncino alla mano destra, mantello, rubano e bastone. Bellissimo. Penso che come cattivo bondiano non ne possiate trovare di meglio. Ovviamente quando c'è l'occorrenza l'uncino può essere smontato e sopra ci va attaccata la sua arma, che usa come direttamente dal braccio. Orlov di base ha la copertura di essere un uomo d'affari, si occupa di import-export legale, ma è ovviamente la sua facciata. Lui è un trafficante di opere d'arte e di cimeli. È pronto a tuffarsi in qualsiasi avventura che possa avere un serio ricarico economico o che gli serva per acquisire più potere. Questo lo porterà a scontrarsi ovviamente con Martin Mister nel corso degli anni, in un via vai crescente di fine del mondo, conquiste e su tecnologie e virus. Stessa cosa farà il suo altro antagonista. Mr. Jinx è l'evoluzione del cattivo, diciamo, più orientale, ha poteri magici intrinsechi e è pronto a usarli insieme alla tecnologia per il suo tornaconto. Lui è l'evoluzione dell'alchimista. È pronto a mettere qualsiasi livello, computer o apparato tecnologico a servizio del suo primo interesse, che è comunque vada vivere in eterno, cosa che, visto che adesso è presente nell'universo di Nathan Never, che si svolge nel 2400, Beh, ci è quasi riuscito. dovrebbe essere un po' avanti. C'è, diciamo che quei 600 anni già ce li ha. Ovviamente c'è anche una copia robotica di Martin Mister nell'universo di Nathan Never, perché non si fa manca niente. Ci sono notizie poi, abbondanti notizie, prese da giornali, riviste e quant'altro che figurano all'inizio di ogni numero di Martin Mister. Nei primi numeri c'era un almanacco che veniva seguito sia dalla redazione che dai lettori, in cui si faceva menzione degli articoli misteriosi con la Y, che è il segno distintivo quando parlate di Martin Mister, che venivano pubblicati sui giornali italiani. Questa gente era oltre i complottisti, perché loro erano i complottisti dei complottisti. Vedevano all'interno dei complotti e sapevano dove andare a finire. Era meraviglioso perché sia gli editori che la redazione che i lettori collaboravano insieme per questa pubblichetta di una pagina, e spesso ne venivano fuori cose divertentissime: avvistamenti di alieni, di UFO, case stregate, uomini in nero visti qua e là. Era un valore aggiunto al fumetto questa pagina, una parte fondamentale di questa cosa. Ma più di una volta Martin Mister si trova a che fare con misteri e situazioni che minacciano il mondo stesso, la sua integrità. Che siano invasioni aliene, che sia qualche dittatore del terzo mondo con un'arma ritrovata vecchissima di 3.000 anni. Martin Mister combatte contro tutti praticamente, o almeno partecipa a guerre anche involontariamente che portano il
spesso il mondo sull'orlo dell'estinzione. Visita più di un satellite intorno alla Terra, fa parte anche di una missione, mi pare, per la NASA addirittura. È un esperto in talmente tanto che è facile riuscire a introdurre una storia. Viene da fare il confronto, visto che stiamo parlando di indagini sul mistero e queste entità che minacciano il mondo, un po' con Cthulhu, almeno nella sua versione un po' ludica, con cui... Allora, ludicamente parlando, Martin Mystère ha due o tre punti interessanti. E anche letterariamente. Diciamo, a livello di impostazione come personaggio, Martin Mystère è il classico professore Cthulhu, quello con 4-5 lauree, magari non tantissimo costituzione, ma la fame di sapere. A livello di... questo è, diciamo, e che viene tirato dentro di solito da altri nelle avventure. Sì, perché lui è, diciamo, lui è sia l'investigatore preso come un detective, che sia il topo da biblioteca che gli serve per andare avanti. Questo personaggio è queste due cose, e in più potreste notare, per giocare di ruolo, questo. Martin Mystère ha un mondo da cui gli spunti servono per farlo entrare all'interno delle avventure. Tutti i personaggi esterni servono a quello, a trascinarlo ogni volta da una parte all'altra del mondo, che sia un quartiere di New York o che sia il Nepal. A livello di mastering vi serve per capire come introdurre i vari personaggi all'interno dell'azione. All'interno del mistero, le sue investigazioni invece gli fanno capire quanto essere necessari nel dare indizi o endout. Gli endout di Martin Mystère si ritornano quasi sempre alla sua enorme cultura, mentre gli indizi che gli servono per andare avanti nell'avventura sono non semplici, ma altamente rilevanti, anche se pochi. Non spargete un villaggio con 72 indizi di cui ne servono 40 per fare qualcosa. Mettetene due buoni, sparsi quella e da quelli va andare avanti. Questo non vuol dire non dare colore al posto in cui state giocando, vuol dire dare una via chiara ai personaggi su quello che stanno facendo e sui progressi che hanno. Un'altra parte fondamentale per giocare di ruolo e che Martin Mystère ci ha dato è dare una continuity. Spesso nel fantasy è più facile dare una continuity perché si vive giorno per giorno, ma in tanti altri giochi, in tante altre campagne che vi possono capitare, potreste avere dei problemi a lungo andare di continuity. Martin Mystère ha dilatato questa cosa con 3-4 passaggi fondamentali all'interno della sua carriera, ma ha una continuity semplice da seguire e che si può rivedere in ogni momento. Non ammassatevi con eventi continui un attaccato all'altro, cercate di distribuire il più possibile quello che volete all'interno della storia. Quindi è costituito da indagini che costituiscono le singole avventure, che non sono però necessariamente tutte collegate da una ipertrama contortissima e no, che a un anzi, certo punto all'interno si, di si perde. Ci sono vari filoni che man mano vengono arricchiti. Però si presta molto come un po' guida per le campagne a singoli episodi. Certo. E in cui sono per lo più i personaggi e il tema in sé, la linea... il filo conduttore. Un'altra piccola rivoluzione che Martin Mystère fece è la durata dell'avventura, perché il classico formato Bonelli, le 96 pagine del formato Bonelli, spesso sono autoconclusive. Martin Mystère rivoluziona questa cosa prendendosi numeri a caso di pagina, avventure che durano 400 pagine, avventure che ne durano 70, avventure che durano 50. Comprando Martin Mystère non eri sicuro di avere un fumetto che iniziasse con quel fumetto e finisse con quel fumetto.
L'ultima cosa per ritornare a quell'accenno a Cthulhu che abbiamo fatto prima, ovviamente ci stanno un'enormità di differenze, non solo per il tipo di personaggio, anche i toni dell'investigazione e dei possibili finali. Su Cthulhu, ricordiamo, la cosa prevalente è un male cosmico che incombe sulla Terra, minaccia con il suo risveglio di annientarla. E tendenzialmente le indagini vertono su questo tema, sullo sventare l'arrivo di questo male. E l'altra tendenza è che può esserci, sì, sicuramente chi è un assiduo giocatore di Cthulhu ci si è scontrato con una frustrazione da fine campagna perché poi il male si risveglia. Delirio e follia incombenti che invece su Martin Mister non ci sono. Molto spesso Martin Mister si trova davanti a dei cliffhanger enormi. Castelli usa questo trucco del terzo occhio per dargli quella volta quel singolo potere attraverso magari il personaggio secondario presentato 20 pagine prima che gli permette inconsciamente di salvare il mondo. Perciò questa è una lezione da imparare. Ok, il vostro gruppo ha fallito ogni possibile prova, sono andati lunghi per indagare qua e là, però l'hanno fatto negli ultimi 6 mesi, hanno fatto gruppo, si sono conosciuti. È vero, la finale dovrebbe essere il mondo va distrutto perché loro hanno fallito. L'importanza del party e l'importanza di un legame all'interno del party vanno oltre la campagna. Verissimo. Se questo gruppo ha veramente, non vi dico che potevano fare di più, potevano fare di meglio, e invece di creare una storia hanno creato un legame. Ok, questo per me è già un risultato della campagna. Trovatevi, tenetevi quel buon escamotage fino alla fine per permettergli di salvargli il culo e magari non li ammazzate tutti, un paio lasciateli lì. E con questo concludiamo la puntata. Ci auguriamo che ci ascoltiate ancora alla prossima. Un buon proseguo e buon ascolto dalla penna. E da Caramaglio. Alla prossima!